Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, detto Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. E poi viene tutto l'altro, la gente, la scelta dei discepoli, le guarigioni, come scaccia i demoni. La pietra d'angolo è Gesù, sì, ma Gesù chi prega? Gesù prega. Ha pregato e continua a pregare per la Chiesa. La pietra d'angolo della Chiesa è il Signore davanti al Padre che intercede per noi, che prega per noi. Noi preghiamo Lui, ma il fondamento è Lui che prega per noi. Nell'orto delle ulive Gesù prega. Nella croce finisce pregando. La sua vita finì in preghiera. E questa è la nostra sicurezza, questo è il nostro fondamento, questa è la nostra pietra d'angolo. Gesù che prega per noi, Gesù che prega per me. E ognuno di noi può dire questo: sono sicuro, sono sicura che Gesù prega per me. È davanti al Padre e mi nomina. Questa è la pietra d'angolo della Chiesa. Gesù in preghiera. È quello che dice a Pietro, dice a te, a me, a tutti. Io ho pregato per te, io prego per te, io adesso sto pregando per te. E quando venga sull'altare, lui viene a intercedere, a pregare per noi, come nella croce. E questo ci dà una sicurezza grande. Io appartengo a questa comunità salda, perché ha come pietra d'angolo Gesù, ma Gesù chi prega per me, chi prega per noi. Oggi ci farà bene pensare sulla Chiesa, riflettere su questo mistero della Chiesa. Siamo tutti come una costruzione, ma il fondamento è Gesù. È Gesù chi prega per noi, è Gesù chi prega per me.